5, no, Andrea è già. Mi incontro lui. Boh, vai. 6. Allora, Andrea, portameli fuori da quella porta lì e chiudi la porta, per favore. Okay. Io spiego a loro come funziona il gioco. Fondo in fondo. Mi conosci? Anche voi conoscete. No, Valentina è così. Allora adesso voi avete due obiettivi. Primo, riderete un sacco. Va sicuro. Va realmente capotare da ridere. L'altro obiettivo è questo. Cercate di osservare, l'obiettivo reale in realtà è cercate di osservare cosa succede quando mettiamo del nostro quando modifichiamo la realtà che viene dipinta. Quindi adesso farò una scenetta. Guarda avanti. Ne chiameremo uno che dovrà vedere la scenetta. Mica gli diciamo cosa succederà dopo. In realtà poi quello farà. Quello verrà a fare la scenetta, ne chiamiamo un altro che vede. E andremo avanti così. Voi dovete stare zitti però. Cioè potete ridere, non fare commenti, non dire cose, perché sarà assolutamente senza sonoro. Ok? Facile? Cri, tu mi fai la spola. Fatta. E mi fai una volta. Sono alla volta. Scegli tu, non un maschio subito però. Poi vi spiego per te. Dai, fa uno, dai che devo mandarli a casa tra un quarto d'ora. Allora, fermo lì dove non so l'idea. Mi vedi da lì? Come ti chiami? Dario. Dario, allora, Dario, io adesso farò una cosa, tu osserva quello che faccio. Ok? Parte da qui. Ah, questo non c'entrava nella scena. Chiaro? Mm-hmm. Devi farlo. Devi andare lì e farlo, però aspetta che vado a chiamare un'altra persona. Tanto hai capito, no? Tutto chiaro? Tutto chiaro. Tiro via, devi osservare quello che succede lì. Va bene? Sì. Pronta? Osservare, sì. Okay. Vai. Vieni Dario. Grazie. Come ti chiami? Lorenzo. Fermo, vicino a nostro di te. Qual è il tuo numero preferito? Nessuno, va bene. Lo accettiamo lo stesso anche se nessuno. Devi guardare quello che fa lei. Osservare attentamente. Pronto? Vai.
no? Devi farlo. Dai, facciamo un applauso. Devi osservare, ferma. Devi osservare quello che succede lì da quando dico via. Ok? Sì. Via. Vai, vai. Adesso lo dice Andrea. No, stai lì? No, lì mi hai fatto qui, così. Qui. Guarda quello che succede lì. Via. Guarda quello che succede lì. Va bene? Che succede? Lì. Ok. Vai! Vai! Forse se mi ero detto col primo già la meglio. Può essere il primo e l'ultimo che si avrà di altro sferio. Però hai già ragionato. Vai! Dopo capirai perché era alta la porta. Ma sono detto, ma così alto.
sono seduta e ho cambiato. Lì siete bravissimi tutti, tutti siete seduti. E sì. Là l'unica roba che mi sono, vabbè, è chiaro, usare la sedia. A me sembrava che lui cambiasse canale con questo movimento due volte, è altra cosa simile, due volte. E dopo è riuscito, poi ha acceso la TV, cambiato canale, spenta. Ha detto niente, è uscito il secondo libro. Ho fatto una considerazione su questo libro, l'ha chiuso e ha detto basta, andiamo via. Cosa hai fatto? La porta era un po' strana. Capire tu per fare porte così. Mi sono seduto, ho guardato sulla televisione qualcosa. Già qualcosa non è detto per la TV allora. Mi dava l'idea che fosse tutta la TV. So, qualcuno stesse facendo qui pizzoni. Giocavi con il gioco di lei. Ok, cioè con la Wii. Cosa hai fatto? Io ho fatto le foto. Foto tessera? Sì. Ma no. Sì, è una tenda, quindi la tenda vai dentro la casetta, dentro una casetta. Ma come la chiamano? Poi hai messo una ricetta poetica, mica da ridere, nel senso di fatto ho fatto una foto, poi sono andata fuori e tirato fuori le foto. Cosa hai fatto, Dario? Sono entrato in una cabina per le fototessera, mi sono seduto e mi sono fatto le foto. Quante volte l'hai fatta? Due volte, ok. Come faccio? Ma c'è che arriva dopo! Ve lo vi faccio vedere. Okay, eravamo partiti da qui. Fatemi un applauso. Ah, bravo! Vedete che avendo sedile, non ho alzato il sedile perché non volevo sentirli troppo mortificati. Sì, avevo a un certo punto anche alzato il sedile. Ok? Ora, cosa è successo? Si sono persi dei pezzi. Si sono persi dei pezzi per strada. E qualcuno? E si sono aggiunti dei pezzi. Allora, cosa significa? Attenti, vi faccio vedere regolarmente. E comunque qualcuno ha interpretato in maniera. Io ho interpretato. Assolutamente. Quindi vuol dire che è assolutamente umano fare questa roba qui. Ovvero. E con questo poi vi lascio, datemi 5 minuti di attenzione, ma vi ho voluto far provare una cosa che succede tutti i giorni. Ma è capitato che voi fate partire un messaggio e dall'altra parte arriva una roba totalmente diversa? Ok. Era il gioco, si percepiva anche dalla luce. Ah, sì, il telefono senza fili. No, ma anche quando parli con una persona basta, che filtra quello che viene detto. Per non parlare di chi... Perché se abiti in una grande città questa cosa succede anche un po' meno. Ma nei paesi, più il paese è piccolo, e più mi hanno detto che hai detto. Quando a me vengono da me e mi dicono mi hanno detto che hai detto, la mia risposta è sempre una, ed è vai a dire a chi ti ha detto che io avrei detto, che venga a dire a me quello che ho detto, che già li ho mandati, che mi vengono. Però il punto è, il passaparola crea queste cose qua, anche con i figli. Quindi quando subiscono, con i figli che subiscono il passaparola dei genitori, oppure che l'insegnante dice al genitore, il genitore filtra, perché l'insegnante ha filtrato, perché è normale filtrare. Il ragazzo dice una cosa, l'insegnante filtra, la riporta al genitore, rifiltra mentre gliela racconta, ovviamente. Quello filtra mentre ascolta, è un criminale. Oppure no, è un criminale. Ok, cioè in ogni caso ci sono una serie di filtri, ma è assolutamente normale. Però tenete presente che noi abbiamo una realtà esterna. Poi se volete qui, Andrea, questa è una buona foto da fare quando è finito. Realtà esterna. La fototessera. Ok?
Poi la realtà esterna, come vi siete accorti, nel paese dei balocchi diventa pari pari realtà interna. Quindi Dario vede la mia scena e la rifà pari pari uguale. Avete notato che l'ho cambiata anch'io? Perché è impossibile replicare costantemente determinate cose. Dicevo, nel mondo ideale che non esiste, dico delle cose, arrivano esattamente in quel modo lì. Impossibile. Ci sono dei filtri. Anzi, cambio colore così vedete. Primo filtro che c'è sempre sono i valori, quindi quello che io penso della vita. Provate a immaginare, venerdì, tumulti a Milano, ognuna delle persone qua li ha filtrati in maniera diversa, almeno in parte diversa. C'è chi può aver provato sdegno, c'è chi può aver provato rabbia, c'è chi può aver detto, beh, in fondo hanno fatto bene, non sto parlando necessariamente di che qua, ma ognuno ha i propri valori, ok? Quindi già c'è un primo filtro. Prendete le diverse religioni, ok? Filtrano determinate situazioni in maniera diversa, ok? Quindi sono i valori, ci sono le nostre regole, però diciamo che quello è il primo. Poi c'è un altro filtro che è visivo, auditivo, cinestesico. Se qualcuno di voi filtra di più con il visivo, riesce a replicare più facilmente una situazione senza sonoro, sì o no? Se io lo filtro di più attraverso i suoni, può essere che abbia cancellato più informazioni. Questo filtro cancella una serie di informazioni quando parlate con i vostri figli. È normale. Questa stessa cosa l'ho fatta fare facendo raccontare la storia di Biancaneve a 30 persone, una all'orecchio dell'altro. Arrivava alla fine per un'altra storia. Ok? Altri filtri, e questi sono quelli su cui voglio riportare la vostra attenzione, sono le cancellazioni. Le generalizzazioni. E le deformazioni. Quindi racconto una cosa e già filtro io mentre la racconto, l'altro che la riceve la sta già rifiltrando e poi nascono i problemi, perché finisce qui ma poi lo devi raccontare a qualcun altro e si rifà tutto. Guardate qua, l'ho fatto, no? Non è solo che l'ho ascoltato io, ma lo racconto anche un altro. E notate come con 4-5 passaggi la realtà diventa... Non c'era niente in televisione, ho provato a leggere un libro, non ho trovato niente interessante, sono tornato a letto. Ok? Capita mai la vita di tutti i giorni? Sì. Sempre. Sì. Perché questi tre filtri ci sono sempre. Cos'è una cancellazione? C'è un esempio? Veloce? Un altro però. Cosa hai fatto stamattina da quando sei svegliata fino ad ora? Sono di palestra. Cioè, senza alzarti dal letto? Sì, sono alzata dal letto. Ah, ok, aspetta, no, dai, riparti, fai bene. Sono alzata dal letto. Senza aprire gli occhi? Ho aperto gli occhi. Ok, aspetta, dai, fai bene. Allora. Hai aperto gli occhi. Ho aperto gli occhi. Senza sveglia? No, dai, riparti, riparti. Mi sono andata da sveglia. Ho aperto gli occhi, mi sono alzata. Sono non l'hai spenta? Sì. Ok, dai, riparti. Sono andata a sveglia. Sono andata a sveglia, ho aperto gli occhi, mi sono... Spento la sveglia, te la concedo. Mi sono alzata. Sì. Sono in bagno. Sento uscire dalla camera. Senza mettere la mi fermo. Notate che senza le cancellazioni la vita sarebbe un inferno. È assolutamente normale cancellare delle informazioni. Perché la risposta è... Mi sono alzato, sono andato in palestra, poi sono andato a lavoro, poi ho seguito mio figlio a casa, poi ho mangiato, ho cucinato, poi sono venuto qua. Giustissimo, normalissimo. Lo facciamo perché il nostro cervello naturalmente cancella. Quando non è interessante, non è importante non cancellare. Per esempio quando sto spiegando qualcosa. Se sto spiegando un qualcosa, sono un insegnante, non posso cancellare troppe informazioni, ovvero darle per scontate, perché dall'altra parte potrebbero non prenderle. Oppure
sono un genitore, devo cancellare delle informazioni importanti, dei dettagli che possono essere utili per i nostri figli. Ci siete? Le cancellazioni ci tengono in vita, perché altrimenti viviamo sempre nel passato. Perché per raccontare quell'episodio lì, per raccontarmelo tutto, cosa dovresti dovuto fare? No, non è vero! Doveva essere da esattamente da questa mattina fino ad ora raccontarmi tutto nei dettagli. Ci siete? Quante cancellazioni abbiamo fatto in questo esercizio qua? Cioè, notate come il cervello naturalmente elimina dei pezzetti. Generalizzazione. Che cos'è? Dario, mi apri la porta, per favore. Grazie. Puoi chiudere. Ok. Come hai fatto? Cosa ho fatto? Come hai fatto ad aprire la porta? Come ho fatto? Così. Ma come hai fatto a sapere che ci serve? Cioè, quella porta precisamente l'avevi già aperta? No. E come hai fatto a saperlo? Perché hai generalizzato. Sai che la maniglia serve a quella roba lì, quindi la generalizzazione è un altro processo interessante. Ci permette di dire, questa è una penna, cioè, è già un po' strano, dici, ma perché si apre così e non si stacca? Però dopo dici, a cosa serve? A scrivere. Ma pensate quando eravamo piccolini, dovevamo imparare per ogni cosa fare. E poi il cervello ha generalizzato. Straordinario generalizzare in questo modo, molto meno straordinario generalizzare con frasi tipo le donne sono tutte, gli uomini sono tutti, gli insegnanti sono tutti, gli studenti sono tutti. Ok? Quelle sono sempre generalizzazioni, ma non sono utili, perché non esiste qualcuno che è sempre quella roba lì. Ok? Ci saranno delle donne, ci saranno degli uomini, ma non tutti così. Il problema qual è? Qualcuno di voi è mai stato morso da un cane? Chi tra questi è ancora terrorizzato dai cani? Ok. Tante volte uno viene morso da un cane e generalizza quella cosa lì. Mi ha morso, quindi i cani sono cattivi, sono pericolosi. Tutte le volte che vedo un cane ne sto lontano. È una generalizzazione difensiva da un certo punto di vista. Ok? Oppure una persona con i baffi mi ha trattato male, quindi tutte le persone con i baffi sono cattive. È più buono dei rossi che a copasso pare. Ok? È una generalizzazione. Tutti i proverbi sono basati sulle generalizzazioni. E attenti, quando parliamo con le persone non sono quasi mai utili. Prima, quante volte ho generalizzato stasera dicendo le mamme, i papà? Ho dovuto specificarmi, sto generalizzando. Perché non ci sono le mamme, i papà. C'è quella mamma, quel papà. Però bisogna andare allo specifico. Ok? Si generalizza, frase tipica, sei sempre il solito. Sei sempre la solita. Ok? Frase che chiude molto la comunicazione. Cos'è una deformazione? Come posso dire? La scenetta di prima. La deformazione è parto con un'idea, arrivo con un'idea totalmente diversa, viene deformata. Un tipico esempio di deformazione sono le fobie. Qualcuno di voi è fobico di qualche insetto? Quale? Ragno. Quanto grande è un ragno? Ma fai vedere quanto è grande. Beh, in automatico è la tipica deformazione. Non lo sa quanto è grande, ma anche quelli piccoli con quello. Lei è discretamente fobica. Ok? Perché la fobia è una deformazione talmente grande che ti blocca. Paralizza. Se è una fobia vera, paralizza. Il punto qual è? Che se io sto guidando e vedo un ragno che mi penzola giù dalla macchina e mi smalto per il ragno, quella deformazione bisogna che cioè su quella fobia bisogna che ci lavori. Io posso stare tutta una vita senza i cani, per esempio, se è una fobia. Paura è diverso da fobia, eh? Ma se io ho conosciuto una ragazza che aveva la fobia dei cani, io lavoro talmente bene con questa roba qua che adesso si è comprata un cane, però al di là di questo, perché era l'unica maniera che aveva per capire se l'aveva passata, la sua paura però era che se attraversava, stava camminando lungo la strada sul marciapiede e usciva un cane ed abbagliava, lei saltava senza problemi in mezzo alla strada, è più pericoloso una macchina di un cane. Quindi le fobie con gli adeguati trattamenti, psicoterapia, tutto quello che volete, vanno
tolte. La paura serve, le fobie no. La paura serve perché quella che si tiene in vita, è normale avere paura del vuoto e continuate a mantenere la paura del vuoto. Perché senza la paura del vuoto cosa fai? Salti da 30 metri e dici vabbè, perché non ti fa paura, invece ti deve far paura quella roba lì. Ok? Però una deformazione è una fobia. Quanto è grande il ragno? C'è una mia amica sarda, era fobica delle cavallette, quando sono grandi, così, cazzo le cucini, attorcini, perché mi ha detto, ma tu devi in Sardegna, devi capire che si avvinghiano attorno alla coscia, ma è la miseria, che cavallette ci sono, ma era talmente fobica che erano così, ok? Quindi il tipico esempio è, anche cavallette, mi fa schifo le cavallette, ok? Lei ne ha visto, anche i cimici, quelli là con le tane rosse, li hai visti? Guarda, sai che io lavoro con i cimici ogni tanto e sai che sono fobici delle persone. Eh sì, è vero, perché provate a immaginare un esserino grande così, sarà fobico di uno che ha due piedi così, che può da un momento all'altro schiacciarlo. Ma sai, ragni poi sono quelli là più spaventati da sta roba, perché i cimici uno ha un po' di... non lo schiaccia perché fa odore, ma il ragno... E sai quanti? Facciamo tanti omicidi di ragni, cosa roba, e lo sanno loro che gli esseri umani uccidono i ragni, sono fobicissimi degli esseri umani. No, a parte gli scherzi, una delle maniere per saltare fuori dalla fobia è riderci sopra, per quello sto caricando sulla cosa. È una delle. Una deformazione comunque è prendere una direzione diversa rispetto alla realtà. Ok? L'ultimo esempio, poi vi lascio andare, su questa roba qua. Vi è mai capitato di vedere un film? Sì? Vi è capitato che un film vi piaccia? Sì. Cosa fate se vi piace? Sì, e poi non? Così, vai a vedere questo film. Allora, scena bellissima, tu dici, tu vedi il film, ti è piaciuto un sacco, cosa fai? Dici, vai a vedere questo film. Allora io dico, Paola, vai a vedere questo film qua che è bellissimo. L'altro mio amico, Dario, viene con me a vedere il film, a lui, proprio... E ne parla con Mirko, dice, oh guarda, Mirko dice, voglio andare a vedere un film, guarda, tutti vai a vedere, ma non quello, Paola e Mirko sono amici, vanno a vedere il film assieme, e lei cosa gli dirà? Andiamo a vedere questo, e lui, no, guarda che fa schifo. Chi ha ragione? Nessuno dei due, quindi la soggettività è parte integrante della nostra persona. Ma il punto è che invece quella che diventa la nostra realtà interna, noi crediamo che sia la verità e la proponiamo agli altri. E io vi sto parlando questa sera, io sono la vostra realtà esterna per certi versi, vi sto dicendo delle cose che voi state filtrando, qualcosa di queste cose diventeranno la vostra realtà interna. Voi prenderete sia quelle positive sia quelle negative, magari ne parlerete con qualcun altro. E la farete diventare, la vostra realtà interna diventerà un'altra realtà esterna che sarà rifiltrata, eccetera, eccetera. È normale. O virtuoso. Io credo molto in queste serate perché credo sia un circolo virtuoso, ma non perché le faccio io, perché comunque alzare il sedere dal divano di casa, muoversi, cercare di fare qualcosa di diverso è comunque utile. E i vostri figli lo percepiscono, anche se non fate niente di diverso, lo percepiscono che avete fatto qualcosa per loro. Ok? Però occhio a questo schema qui. Vi racconto anche veramente l'ultimissimo pezzetto. Se voi hanno fatto degli esperimenti, gli americani sono abbastanza bravi questa roba qua, a criminologia, hanno fatto vedere dei film in cui c'è un assassino che spara, ok? Per vedere la soglia di attenzione di questi ragazzi, diciamo sicario che spara. Alla fine chiedevano, ma dove ha sparato l'assassino? Qualcuno diceva a destra, qualcuno diceva a sinistra. Perché l'idea che avevano loro, perché avevano già visto altri film, e magari